Ecco Dario. È persino più silenzioso di me. Eccolo là. Dario, ti fermi mai a riposare? Dopo la Macedonia, dopo il cacciatore, nessun luogo del mondo greco sarà mai sicuro per noi. Non possiamo riposare, non possiamo fermarci. L'ordine segue le vostre tracce e le mie. Se ci fermassimo troppo a lungo... Nima morirebbe. Possiamo solo continuare a fuggire. Anche se vorrei solo fermarmi. Non vedo Nima. Ti ho scritto per questo. Problemi? Siamo venuti in Acaia in cerca di una nave diretta verso coste lontane. Un piano semplice, ma come molti piani semplici. Alla fine si è complicato. Quella flotta è diretta a Patrasso. Non è la prima. C'è qualcosa che non va. Pattuglie militari, blocchi navali. Nima è andata a cercare un'imbarcazione, ma... non è più tornata. Avrai qualche idea su cosa può essere successo a Nima? È intelligente, sa restare nell'ombra. Con questo dispiego militare in Acaia è più probabile che si stia nascondendo che... Lei è viva, Dario. Cosa pensi stia succedendo qui? Roba grossa. Forse Nima ha scoperto qualcosa su ciò che sta succedendo. Potrebbe essere l'ordine. Un motivo in più per trovarla. Non sarà difficile trovare Nima. Ha preso quella strada per Patrasso. Allora inizieremo da lì. Seguimi. L'ho fatto da più in alto. Ehi! Ehi tu! Sul tetto! Sì? Non è il tuo tetto! Hai ragione. Seguimi! È successo qualcosa, Nima, tra qui e Patrasso. Dobbiamo trovarlo. Ci riusciremo, Dario. Ci riusciremo. Dopo la Macedonia, e prima della Caia, cosa avete fatto, tu e Nima? Siamo sopravvissuti. Sembra noioso. Speravi che ti intrattenessi con le storie delle mie mirabolanti avventure? Beh... sì. Siamo rimasti nell'ombra, lontani dalla gente. La noia è sicurezza, Cassius. L'avventura non lo è. E la strada si divide. Piano, piano! Queste armi sono di un soldato, non di Nima. Continua a cercare. Armatura pesante e del sangue, ma nessun corpo. Doveva andare di fretta per lasciare un caos del genere. Dario, non c'è traccia di Nima. Solo scorte e attrezzatura militare. Si sta nascondendo. Bene. Alexios, vieni qua. Un sentiero che porta sulle montagne. Andiamo. Perché credi che Nima sia andata di qui? A volte bisogna guardare più a fondo e spremere le meningi. Il ponte era ben sorvegliato. Hai visto? Passare di lì era rischioso. Nima non l'avrebbe fatto. Ti piacerà! Un'imboscata.
vedo bene. Questo è persiano. Violenza. Forza, ya! Yeah! Oh, non proprio un caldo benvenuto a Patrasso. I militari incontrano le strade che conducono alla città. Non vedono di buon occhio, si aggira tutti. Allora ci ameranno. Delle tracce. Mima. Gli assalitori. Seguiamo le loro. Fermi dove siete! Forse scopriremo cosa è successo a Nima. Stanno cercando qualcosa. Osserva il linguaggio del loro corpo. Vogliono sangue. E lo avranno. Ci serve un piano. Se Nima si nasconde qui, potrebbero attaccarla in forze. Se facciamo piano, possiamo eliminare una guardia alla volta. Una mossa saggia, Ombra dell'Aquila. Libera l'area. Fa piano. Fa piano, Ombra dell'Aquila. Quello è tuo. Io penso a questo. Lascialo a me. Ottimo lavoro. Via! Barzatus! Perlustriamo la zona! Forza ti nasconde! Cere potrebbe essere ovunque. Nima dovrebbe essere qui intorno. Nima. Alexios. Sapevo che ci saremmo rivisti. Ti avevo detto di fidarti. Deve essere dura per te avere sempre ragione.
È un fardello che faccio del mio meglio per sopportare. Beh, sono felice di vederti, Alexios. A dire il vero, sono qui perché me l'ha chiesto tuo padre. Sì, certo. Figlia mia. C'è qualcos'altro? Dobbiamo trovare mia madre! Ci sono ancora persone che hanno bisogno di noi, sfollati in Acaia. I soldati li hanno portati in un forte non lontano da qui. Ci vado subito. Altri soldati verranno a controllare. Se lasciamo i cadaveri in vista, potremmo attirare attenzioni indesiderate. Raduno gli altri mentre tu nascondi i cadaveri. I prigionieri sono nel forte in cima alla rupe. Fa attenzione. Riportami la mamma, ti prego! Dovrei andare al forte. Gli altri sono ai piedi della montagna. Sia lode a Zeus, e a te! Tua figlia è ai piedi della montagna con gli altri. Vai! Salva! Grazie a Zeus! Alexios, eccoti! Sei il Mistius che ci ha salvato. Grazie. Io sono Cleta. Offro rifugio agli sfollati a Bura, un villaggio non lontano da qui. Vivo in Acaia da molto tempo. Ma qualcosa è cambiato. Un'oscura minaccia incombe. Che cosa sai? Chiunque in Acaia conosce la tempesta. È il comandante più spietato che abbia mai solcato il mare Egeo. Nessuno che l'abbia affrontata è mai sopravvissuto. E la sua ira, Poseidone stesso la teme. Io ospito al mio villaggio chi non sfugge alla furia della tempesta. Ma non possono restare per sempre. Il porto è chiuso. I soldati rastrellano l'area. Sto lavorando a un piano per farli fuggire dalla Caia. Se vuoi aiutarmi, Mistius, vieni a Bura. Sa molto più di quello che dice. Non importa. L'ordine è qui. Amorghe e gli altri non perdoneranno le nostre azioni in Macedonia. Amorghe non dimenticherà la morte del cacciatore per mano di un corrotto. La sua mente è più pericolosa di qualsiasi lama. Forse è già qui che ci osserva, per imparare dai nostri movimenti, dalle nostre scelte, per scoprire i nostri punti deboli. Gli sfollati vengono da terre straniere e da tutto il mondo greco. Sono mercanti, contadini, marinai, intere famiglie. Vengono imprigionati e interrogati su ciò che è successo in Macedonia. È colpa nostra,
Quella gente soffre perché l'ordine cerca noi. Questa gente ha bisogno di noi. Dobbiamo fare qualcosa. Non combattiamo per questo. Le loro vite non valgono il rischio. Non possiamo salvare tutti. Non finché la tempesta è così forte. Dobbiamo colpirla duramente. È l'unico modo per aiutare gli sfollati. Mettiamoci al lavoro. Da dove cominciamo? Patrasso è invasa dagli uomini della tempesta. Cercherò indizi sul motivo della chiusura del porto e magari sulla tempesta stessa. Quella donna, Cleta. Non ci ha detto tutto quello che sa della tempesta, ma ha bisogno di aiuto. La gente di Bura ne ha bisogno. Tu potresti aiutarli. Allora le farò visita. Tuo padre sa come uscire di scena con stile. Dov'è andato? Sta seguendo delle piste a Patrasso. Cercalo nello scafo di una nave vicino al porto. Ha un piccolo nascondiglio lì. Contro noi tre, la tempesta non ha speranza. L'annienteremo. E voi due sarete liberi di lasciare per sempre il mondo greco. Vado al porto a seguire le tracce della tempesta. Non può essere l'unico membro dell'ordine in Acaia. Però gli occhi aperti per gli altri. A presto, Alexios. A presto. Posso raggiungere Dario e Nima a Patrasso? O cercare Cleta a Bura? Fermo! Quando pensi che torneremo a casa? Presto, tesoro. Presto. Un viottolo. Caire, Cleta. Mistios, sei qui. Grazie a te queste persone sono al sicuro. Chiamami Alexios. Vedo che gli sfollati si stanno ambientando bene. Le risorse scarseggiano, ma ci arrangiamo con quello che abbiamo. Questa gente non ha altro luogo dove andare. Sono sfollati, soli, lontani da casa. Io sto provando ad aiutarli come posso. La vita sa essere dura, ma la sofferenza tempra. È un principio dell'addestramento spartano. Per questo i loro guerrieri sono insuperabili. Tu mi ricordi molto mia figlia. Lei voleva sempre migliorare, essere la più grande. Non serve migliorare se sei già il più grande. Questa gente dovrà fare del suo meglio per tentare di sfuggire alla tempesta. Le sue forze tengono d'occhio ogni nave che entra ed esce dalla Caia. E il loro controllo dell'isola è sempre più totale. Dobbiamo sconfiggerli. Mi aiuterai, Alexios? Ti aiuterò. Che cosa devo fare? Lasciare la Caia non sarà facile. Ma ho parlato con alcuni degli sfollati e abbiamo escogitato un piano. Trova Oronta. Sta sorvegliando i campi. Lui saprà darti maggiori informazioni. Oh, sono volati via. Ah, un Mistios. Dimmi. Esiste niente di più bello di questo? La quiete,
la pace, la tranquillità di una vita semplice. Ho sempre sognato di stabilirmi in un posto. Invece, la mia vita è un continuo correre da un luogo all'altro. In questo caso ti do il benvenuto a Bura. Cosa porta te in Acaia? Ho attraversato molti mari, Mistios. Il blocco navale ha arrestato i miei viaggi da mercante, ma Cleta mi ha dato un posto in cui restare. Quando hai superato ogni genere di pericoli, quando sei sopravvissuto alle tempeste più feroci e turbolente, inizi ad apprezzare le cose semplici della vita, come Bura, un luogo che mi piacerebbe chiamare casa. Purtroppo temo che la quiete non durerà. La pace si ottiene con la fatica, bisogna farne tesoro. Anch'io la penso così. Mi manda Cleta. Ha detto che hai perso le tue navi. È così. Viviamo in tempi duri, Mistios. La Caia diventa ogni giorno più pericolosa. Dobbiamo fuggire finché siamo in tempo. Ne ho parlato a lungo con Cleta e... Cercate ancora! Guardie. Ci sono più pattuglie. Ho attirato la loro attenzione al forte. Cercano altri sfollati. Non lasciamo che turbino la nostra pace, Mistios. Occupati di loro silenziosamente, se puoi. Io porterò Cleta e gli altri più in alto. Devo fermarli prima che raggiungano il villaggio. Altre guardie, a cavallo. Muoversi! Non puoi vincere! Per quello che hai fatto, Mistios! Ah! Mistios, ce l'hai fatta. Grazie, Alexios. Io sapevo che sarebbero arrivati, ma non pensavo così presto. Dobbiamo mettere in moto il nostro piano. Ditemi cosa avete in mente. Ci serve un modo per spostarci sul mare Egeo. Le nostre navi sono state requisite dal capomastro del porto quando siamo arrivati a Bura. Forse possiamo trovare un accordo con il capomastro per riaverle. Ora sì che posso aiutarvi. E in tal caso, ti aggiorniamo sulla situazione del capomastro. Vi ascolto. È un tipo singolare. Ho sentito che frequenta una taverna di Pellene e che beve come solo i veri devoti a Dioniso sanno fare. Sembrerebbe che i mercenari non gli vadano molto a genio. So come farmi apprezzare. Avrai sicuramente i tuoi metodi, Mistios. Mia figlia amava molto il mare. Da ragazza voleva sempre manovrare il timone quando andavamo in barca. Poi è cresciuta e non ho mai smesso di chiedermi se sarebbe tornata da me. Raccontami di più su tua figlia. Da bambina era incredibilmente forte. La gente diceva che i suoi obiettivi e le sue ambizioni erano fuori dal comune. E non era solo molto forte. Aveva anche il temperamento di Poseidone in tempesta.
Per caso hai idea di dove sia andata tua figlia? Se n'è andata senza dire una parola. Ogni giorno ho aspettato il suo ritorno. A volte penso di averla perduta per sempre. Deve esserci una ragione per cui mi parli di tua figlia. Ah, la mia Fila. Ora comanda la Shield. Tua figlia è la Tempesta. Sono anni che non si fa viva. Io... è tutta colpa mia. Forse sono stata io ad allontanarla troppo da me. Deve essere doloroso realizzare ciò che è diventata. È andata troppo oltre, ha causato troppa sofferenza. Ma non è il momento di rimuginare sul passato. Oronta ha bisogno di noi. Andrò a Pellene a rendermi utile. Caire, Alexios. Devo andare a Pellene. Ancora vino! Ecco l'uomo che cerchiamo, Mistios. Caire! Caire! Amico mio! Ti riconosco. Ti ho requisito le navi, vero? Al porto! E noi siamo qui per riprendercele. La mia prima domanda sarebbe perché? Ma a dire il vero, non mi importa. Perché sei un Mistios! Mettiamoci una pietra sopra, amico mio. Beviamo! Mercenari esclusi. Ora, salpa per altri lidi. Ah, giusto, non puoi? In realtà è più semplice mettere a tacere te e i tuoi uomini e poi riprenderci le navi. Visto? Quelli come te sono sempre assetati di sangue. Non sempre la violenza è la risposta, Mistios. È per questo che odio i mercenari. Pensano di risolvere tutto con la violenza. Guarda che sono ancora qui. D'accordo, calma. Se vogliamo stringere un accordo, facciamolo da persone civili. Sentiamo, che proponi? Aiutarti mi costerà moltissimo. Se devo rischiare di incorrere nell'ira della Tempesta, voglio una ricompensa più che adeguata. Ho sentito che la baia dei Relitti nasconde un tesoro prezioso. Non è lontana da qui. Oppure posso anche accettare delle dracme. Vanno benissimo per comprare il vino. Ecco le dracme. Non sono abbastanza. Forse ti conviene cambiare mestiere, se questo è tutto il denaro che hai, Mistios. Preferisco non andarmene in giro. Tieni le tue dracme. Ora sì che si ragiona. Assicurati che siano abbastanza. La mia amicizia non è a buon mercato. Un patto è un patto. Non mi rimangio mai la parola. Solo una persona ignobile lo farebbe. Vi ridarò le vostre navi, ma non sfuggirete facilmente alla Tempesta. Da una bella occhiata a quei relitti, Mistios. Ora, se vuoi scusarmi... Grazie a te, Mistios, abbiamo ciò che serve. Adesso noi... Oronta! Alexios! Mistios, non serve spargere sangue. Voglio solo che tu non opponga resistenza. Liberare gli sfollati ha fatto infuriare la Tempesta. Qualcuno deve solo assumersene la responsabilità e andrà tutto bene.
Prendi me allora. Loro non hanno niente a che fare con questa storia. È me che cercate. Abbiamo fatto abbastanza. Non c'è bisogno di creare ulteriori tensioni. Promettimi che ti atterrai al nostro piano fino alla fine. È stata lei. Tutta questa distruzione, questa sofferenza. Vedere tutto questo fa male. Ormai non la riconosco più. La famiglia è sempre la famiglia, non importa ciò che accade. È pur sempre tua figlia. I genitori credono sempre nei loro figli, per quanto possa essere folle. Avrei dovuto fermarla prima. Prima che si unisse all'ordine. Avrei dovuto... Quando sarà ora di affrontare la tempesta, la mia fila. Tu che cosa farai, Alexios? Farò del mio meglio per riportarla a casa, te lo prometto. Ero così orgogliosa di lei. Non credo di averglielo mai detto. Quante altre cose vorrei averle detto. Vado ad aiutare gli altri. Ci vedremo a Patrasso quando saremo pronti. Grazie, Alexios, per tutto. Guarda, provano le armi. Non ti attendevamo, Tempesta. Le mie armi, luogotenente. Dove sono? Sono installate, ma non collaudate. Fate fuoco. Ma non sono pronte. Fate fuoco. Tu, resta qui. Fuoco! Sistematele entro domani. Sì, ammiraglio. La Scilla attende il mio ritorno, ma prima ispezionerò il vostro lavoro ai cantieri navali per vedere altre prove della vostra inettitudine. Muoversi! La tempesta. Non sarà facile, specialmente se faranno funzionare l'arma. Non riescono nemmeno a farla funzionare. È solo una questione di tempo prima che ci riescano. Dobbiamo fare qualcosa. Si direbbe che tu abbia un piano. Dobbiamo seguirla. Se mettiamo fine a tutto subito, è la cosa migliore. Dobbiamo prenderla. Andiamo al cantiere navale. Non è lontano. Andiamo. Mio padre è andato a vendere le nostre merci a Delo. Doveva già essere tornato. È in pericolo. Distruggono le navi. Come farà a tornare? Andrà tutto bene. Vedrai che tornerà presto. È per la vostra sicurezza.
mare non è sicuro di questi tempi. Che succede qui? Come faccio a lavorare in questo caso? Oh! Avete sentito la tempesta? Raddoppiate la produzione e ricominciate da capo. Il cantiere. Dividendoci troveremo più facilmente la tempesta. La donna che comanda, la conosci? Io non so nulla. Ti prego, lasciami stare. Io non ti conosco. Io non ti conosco. Bella giornata, eh? Io non ti conosco. C'è qualcosa che non va. Solo cibo e utensili da cucina. La tempesta non deve trovarmi! Mi ucciderà! Le armi non sono pronte! Non sono pronte! La donna che è venuta qui, dov'è? Se n'è andata. Spero che Poseidone ci salvi. Mi piacciono le barche. Mistios? Non ho fatto niente. Bella giornata, eh? C'è qualcosa là fuori. O qualcuno. Hai visto la donna che comanda qui? Non lasciarli avvicinare. Ci sono occhi e orecchie ovunque. Qualcuno mi sta seguendo. Sto cercando la donna che comanda qui. L'arma non è ancora pronta. No! Non ho trovato la tempesta. Ho trovato questo. L'ordine sospetta che siamo qui in Acaia. Hanno incaricato la tempesta di trovarci. Siamo caduti in trappola. Mio padre deve sapere tutto. Presto. Ci stanno seguendo. No, ci stanno braccando. Là, il magazzino. Attiro la loro attenzione e mi nascondo. Tu pensa al resto. Sì, crea confusione e vai verso il magazzino. Io resto qui e vedo quanti sono prima di procedere. Sei pronta? Come hai potuto? Io ti amavo! Sei un mostro, vattene! È finita. Non te la caverai così facilmente. La tempesta ti prenderà. Dimmi dov'è la tempesta. Che cosa hai in mente? Sta costruendo un'arma da installare sulla sua nave, la Scilla. E ha isolato l'intera Acaia per trovarti, ombra dell'Aquila. Non puoi più sfuggire. La Scilla farà a pezzi la tua nave. La sua flotta ti distruggerà. Non la sconfiggerai
Vai, vado da tuo padre. Poi ti raggiungo al nascondiglio della nave. Se la tempesta ci sta cercando, allora distruggere la sua flotta attirerà la sua attenzione. Muoversi! Pronti a combattere! All'abbordaggio! Seguitemi, facciamogliela pagare! C'è molto da fare e molte incognite all'orizzonte. C'è molto da fare e molte incognite all'orizzonte. Ti prepari per qualcosa? Bene. Eccoti finalmente. Dicevi che qualcosa di grosso sta per succedere in Acaia. L'ingegnere capo della tempesta sta sviluppando una nuova arma. Io e Nima l'abbiamo vista collaudare l'arma al porto. Non funziona ancora, ma quando sarà pronta sarà un problema. Sta cercando di lasciare l'Acaia. Se vuole fuggire, forse possiamo convincerlo ad aiutarci a sconfiggere la tempesta. Sta partecipando al simposio dei costruttori di navi al teatro qui in Acaia. Andrò immediatamente al teatro. Pare che si parli di un progetto, un'arma segreta per la tempesta. L'ingegnere capo dovrebbe avere altre informazioni a riguardo. Sembra semplice. Rispondono alla parola d'ordine, sono l'araldo di Poseidone. D'accordo. L'ingegnere capo è tra i partecipanti. Trovalo. Quella lama significa molto per te. Da dove viene? L'ho forgiata io stesso. Ma per me è molto più di una lama. È una scelta. Serve abilità per avvicinarsi così tanto. Ah, è quello il punto. Cosa sai della tempesta? Deve essere stato Amorghe a traviarla. Non conosco la tempesta, ma Amorghe è capace di tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Ha sempre e solo avuto una cosa in mente, la prosperità della Persia. A qualunque costo. Dario, che cosa ti ha convinto ad aiutare gli sfollati? Nima ha un grande cuore e io voglio incoraggiare la sua bontà. Ma appena avremo finito lasceremo il mondo greco una volta per tutte. Vado al teatro, cercherò l'ingegnere capo e lo troverò. Mistios che vuole farsi un nome, eh? L'ingegnere capo è qui, ma non so chi sia esattamente. Sarà una passeggiata. La parola d'ordine è: sono l'araldo di Poseidone. Amici miei, abbiamo fatto molta strada. E non parlo di quella percorsa per... Sembra qui il posto di cui parlava anche se Dario. Vi ringrazio di essere venuti. Mi riferisco alla nobile tradizione greca di costruzione delle navi. In questo meraviglioso teatro storico, costruito nella prosperosa Acaia, reputo appropriato riflettere sull'antica arte della quale, in tutta modestia, siamo diventati
abbiamo creato le prime piroghe e imbarcazioni di canne. E successivamente le pentecontere e le biremi, fino ad arrivare alle insuperabili triremi. Siamo entrati nelle grazie del paziente Poseidone, che a poco a poco ci ha rivelato i segreti. Sono l'araldo di Poseidone. Ah, ok. E che notizie mi porti? Ti porto i miei omaggi? Io... lasciami in pace. In che direzione possiamo muoverci? Possiamo ancora migliorare le possenti triremi? Le conquistatrici delle onde? Ve lo dico io, sì! Sono l'araldo di... Idiota! Cosa? Non sei un araldo, ma un idiota. Ti ho sentito infastidire tutti fin da qui. Chi ti ha parlato di me? Un mio amico si è informato su di te. Sappiamo che vuoi lasciare la Caia e noi possiamo aiutarti. Ah, un'offerta del genere di solito nasconde delle condizioni. Non stavolta, te lo assicuro. Beh, se fosse la tempesta a mandarti sarei già morto. Mi serve un modo per sconfiggerla. Come quella tua arma? Il soffio della chimera, la mia creazione migliore, ma anche il mio più grande rimorso. Sono fuggito prima che mi costringesse a completarla. Senza il mio aiuto non funzionerà mai come dovrebbe. Parlami di quest'arma segreta. Che cosa fa? È progettata per avvolgere le navi nemiche in un turbinio di fiamme. E funziona alla grande. Il difficile è l'installazione. Se non avviene correttamente, l'arma si ritorce contro chi la usa, in modo orribile. Hai detto che vuoi fuggire dalla Caia. Hai un piano? L'unico modo per andarsene è sconfiggere la tempesta. Credimi, le ho provate veramente tutte. Quella è mia moglie. Ho messo in pericolo anche la sua di vita. Hai lavorato per la tempesta. Cosa mi puoi dire di lei? È una persona spietata e insensibile. Ma la cosa più inquietante di lei è la sua genialità strategica. Difficile trovare un comandante più abile. Rischi grosso condividendo i tuoi segreti con me, lo sai? No, io scommetto su di te per sconfiggere la tempesta. Trova i progetti e installerò il soffio della chimera sulla tua nave. Con la mia arma potrai distruggere la sua flotta. Devo assolutamente fare qualcosa per redimermi. La Drestia è una delle navi migliori del mondo. Non ha bisogno di altre armi. Contro la tempesta? Dovrai sfruttare ogni possibile vantaggio. Allora, dove trovo i progetti? Li ha il comandante della flotta della tempesta. È a capo del blocco navale. Nel frattempo io mi metto al lavoro. I progetti sono scritti in modo che solo io possa leggerli. Ma mi servirà un po' di tempo per decifrarli. Ci rivediamo qui quando li avrò. Bene, mi chiedevo come avremmo affrontato il blocco navale. Me ne occuperò. Di trasportare non 200, ma 2000 uomini! Non con tre file di remi, ma con 20! E con ponti abbastanza ampi da ospitare catapulte con cui sconfiggere i nemici da lontano! E perché fermarci qui? Per i nobili potremo creare ginnasi e giardini, coronati da templi in cui venerare Afrodite! Immaginate degli interi mondi galleggianti! Come realizzarli? Chi potrebbe costruirli? Ascoltatemi, fratelli! Il genio greco donatoci dagli dei non conosce limiti. Il nostro Pitagora ha svelato i segreti degli angoli, non è così?
Altri geni come lui potrebbero realizzare progetti altrettanto gloriosi. Immaginate un figlio di Pitagora. Che meraviglie potrebbe creare, discendendo da un padre così illustre. Alla luce del nostro malacca. Scommetto che questo non poteva non calcolarlo. Lo faremo. Progetti del soffio della chimera. Devo tornare al teatro. No! No, devono aver trovato l'ingegnere. Guardate, ragazzi, prima l'ingegnere in fuga e ora l'ombra dell'aquila. Una fortuna sfacciata. Io non la chiamerei fortuna. Guarda chi ha deciso di farsi vivo. Uccideteli, uccideteli entrambi! Hai voglia di morire? Sofisti e cospiratori, tutti si inchinano di fronte a una spada. La tempesta è più scaltra e cauta di quanto pensassimo. Dobbiamo avvertire gli altri. Potrebbero essere in pericolo. Chiederò a Barnaba di dare un'occhiata ai progetti. In ogni caso, non perdiamo tempo. Torniamo nell'ombra. Oh,
Ora devo andare da Nina. Bene, ci siamo tutti. Abbiamo ultimato i preparativi. Dobbiamo solo portare via gli sfollati dalla Caglia. La tempesta sta facendo installare il soffio della chimera sulla Scilla. Ma ora anche noi abbiamo l'arma. La tempesta non saprà cosa l'ha colpita. Senza il soffio della chimera non ha speranza. Dopotutto io sono l'araldo di Poseidone. Cosa? Coglieremo la tempesta di sorpresa. Io e Barnaba attaccheremo dal mare. Rendere inoffensiva la Scilla usando il soffio della chimera è la migliore possibilità che abbiamo. Le navi mercantili. Il diversivo dovrebbe dargli il tempo di andarsene. Io e Nima ci assicureremo che tutti siano a bordo delle navi. È la nostra opportunità per lasciare la Caia. Dario ha ragione, Nima. Dovete imbarcarvi su quelle navi. Tutti e due. È la vostra via di fuga. Che cosa ne pensi, Nima? È l'unica possibilità. Dovete sfruttarla. Lo faremo. Fino ad allora ci servirà un posto dove stare, uno che non generi sospetti. Conosco il posto giusto. Una casa sulla collina, vicino a Dime. Andiamoci subito. Guarda che posto. Apparteneva a un mio amico. Ha cercato di fuggire dalla Caia, ma non ce l'ha fatta. Devo andare a preparare gli altri. Ci vedremo presto. C'è qualcosa in questo posto che... È un bel posto. Mette tranquillità. Già. Peccato che non resteremo a lungo. Quindi, cosa farete dopo? Immagino continueremo a fuggire, come sempre. Almeno c'è del vino. Ah. Almeno c'è del vino. È così che sono cresciuta. Ma sul serio, tuo padre ha delle abilità uniche. Sì, ma dal punto di vista umano fatica ad aprirsi. È difficile stringere amicizie per quelli come lui, sempre in movimento. Però ci siamo incontrati. All'amicizia. All'amicizia. Malaka. Malaka. Ricordi quando ci incontrammo in Macedonia? Mangiammo cinghiale sotto le stelle. Per la prima volta da molto tempo mi sono sentita a casa. Non mi è mai più successo. Fino a stasera. Allora godiamoci la serata.